Vorrei sfruttare questo momento di sera nel quale sono venuto a dare una legata un po' a questi peperoni e anche ai pomodori per parlarvi della potatura delle piante da orto. Perché la facciamo, quando è effettivamente da fare e in che modo farla. Ho pensato che sarebbe molto utile questo discorso guardando questa pianta, perché innanzitutto è una pianta super mega in forma, infatti ha delle foglie che sono enormi. Questo è un Carolina Reaper, lo riconosciamo dalle foglie che sono belle grandi. Però cos'ha questa pianta? Una particolarità, perché è molto molto rigogliosa, però resta un po' piccoletta, è rimasta qua, mentre dietro di me magari laggiù vedete le piante di peperoni, anche queste, che sono molto più alte, arrivano più o meno a questa altezza. Allora, per quale motivo questa pianta è rimasta così bassa? Ovviamente dipende da tante cose, può dipendere anche dallo sviluppo della pianta, ma in questo caso dipende da quello che ci sta sotto a queste foglie qua grandi. In ogni innesto della foglia nel tronco principale c'è un getto ascellare. Questi getti ascellari, anche dette femminelle o cacche, o non lo so come le volete chiamare, sono delle specie di succhioni che vanno a togliere energia alla pianta. Ora, come in questo caso, per esempio, notate che la pianta è comunque molto rigogliosa. Questi succhioni, che si trovano al di sotto dell'apparato fogliare principale, stanno togliendo forza alla pianta necessaria per crescere in altezza. Mentre questa, vedete che si è sviluppata come se fosse un alberello, perché io ho appunto rimosso tutti i succhioni che c'erano nella parte più bassa. Quindi è una cosa che va fatta anche qua. Questa pianta, tra l'altro, è rimasta abbastanza piccola fino a che in questi ultimi giorni ha ripreso così tanto vigore da far partire anche questi succhioni al di sotto. Allora, una cosa utile da fare in questi casi è togliere questi succhioni così che la pianta possa svilupparsi di più. Questa è la stessa identica cosa che vale anche per le piante di pomodoro. Il principio è lo stesso identico, uguale, quando si tolgono le femminelle, appunto, che sono gli succhioni dei pomodori. Si sfemminellano per dare più forza al fusto centrale principale della pianta. Nei peperoni e nelle melanzane è un po' diverso dai pomodori, perché i pomodori tendono a svilupparsi su uno stelo all'infinito, verso l'alto all'infinito. Se voi aveste un clima adatto potreste andare avanti molto molto a lungo con le piante di pomodoro che crescono verso l'alto. Ovviamente a un certo punto anche i sostegni finiscono, però. Mentre con le piante di peperone ad un certo punto fanno questa cosa qua, che si dividono in due. Lo stelo principale si biforca, crea una specie di chioma al di sopra del suo stelo principale. Questa chioma poi va a infoltirsi, crea diversi ramoscelli che fanno diversi frutti, e questo a noi va più che bene, non c'è assolutamente problema. Il problema però, appunto, è qua decidere in che modo far sviluppare la pianta. Ovviamente quello che vi faccio vedere io adesso non è l'unico modo di potarle, perché può esistere un altro modo di far sviluppare la pianta che non gli permette di andare tanto in altezza, ma gli permette di andare un po' più in larghezza e di diventare un po' più un cespuglio, sviluppando appunto diverse branche da qua sotto, dai succhioni. Se noi avessimo deciso in precedenza di tagliare qua al di sotto della biforcazione, magari al terzo quarto succhione, avremmo avuto appunto questi ramoscelli che si staccano dal tronco principale, che formavano già una chiometta. Questa tecnica viene utilizzata quando non si vogliono magari usare dei sostegni come quelli che sto usando io. Ti permettono di avere una pianta molto più stabile verso il basso, che si sviluppa come un piccolo cespuglio e non ha bisogno di sostegni perché è più bassa proprio. Se la cresciamo invece ad alberello, come sto facendo io, i sostegni saranno pressoché indispensabili, perché la pianta di peperone tende ad accasciarsi da un lato e dall'altro quando diventa un po' grandicella, non ha quella stabilità sufficiente a restare dritta, anche perché ovviamente se l'avessimo lasciata invece sviluppare come voleva, avrebbe sviluppato un cespuglio un po' più omogeneo, che anche se si fosse appoggiato su un rametto o su un altro verso la base, comunque avrebbe avuto un insieme di ramoscelli che anche dal basso la tenevano sostenuta. Allora, cosa andiamo a fare? Prima di tutto io faccio una cosetta che mi aiuta anche nella manutenzione e nella salute della mia pianta. La parte più bassa delle foglie solitamente rappresenta anche quella più a rischio malattie, perché sono più vicine al terreno e più facilmente contagiabili da diverse malattie. Quindi io quello che faccio solitamente è andare a tagliare proprio queste foglie che si trovano più in basso, ma ovviamente non tantissime, basta due o tre palchi, poi dipende quanto è grande la nostra pianta. Nel momento in cui avremo liberato un pochino la parte inferiore della nostra pianta, andremo anche a togliere i succhioni che vanno tolti alla base. Adesso, anche qui, quando si taglia un rametto di qualsiasi pianta, rimane una specie di cicatrice che crea una specie di necrosi, cioè che i tessuti muoiono. Questa necrosi è bene che non sia troppo vicina ai rami principali, perché ovviamente
ovviamente potrebbe andare a danneggiarli. Non parliamo di alberi, voglio dire, queste piante sono piccole piante che durano un anno e poi, anche se si ammalano, tanto moriranno in inverno. Però comunque, se li lasciamo la parte di necrosi un po' più lontana dallo stelo principale, sarebbe meglio. È ovvio che, per esempio, andando a tagliare le foglie come ho fatto io, è inevitabile. Comunque, con il caldo, le temperature di ora, è anche facile che la pianta cicatrizzi molto rapidamente e quindi non soffra eccessivamente. Una cosa che vi consiglio io è di fare questa operazione di potatura o al mattino molto molto presto, oppure la sera. Meglio la sera, perché poi ha tutta la notte per magari asciugare un po' il taglio e cicatrizzarsi leggermente. Come vi dicevo, questa pratica viene effettuata sulle piante di peperone, sulle piante di melanzana e sulle piante di pomodoro, ma non solo su queste piante, perché ovviamente possiamo sfruttare la potatura per rendere più produttive e rigogliose anche altre piante. Una tra tutte mi viene in mente il basilico, che vi sembrerà strano, ma io ho notato molto che in base a come viene potato rende in un certo modo o in un altro. Infatti, ogni volta che andremo a cimare il nostro basilico, questo andrà a creare altri due getti ascellari, esattamente come peperoni o pomodori, funzionano allo stesso modo, nei quali partiranno due rametti che diventeranno poi due rametti principali, che andranno a sviluppare a loro volta tutte le foglie e poi faranno due nuove cime. Se ogni volta che raccogliamo il nostro basilico cimiamo semplicemente le piante, ogni volta che cimiamo, ogni rametto cimato porterà a due nuovi rametti, che porteranno a due nuove cime, che verranno ripotate e porteranno ad altre due nuove cime ognuno, e quindi le cime andranno moltiplicandosi sempre di più. Quindi inizio subito a ragionare nel modo che ritengo che sia più adatto, ovvero quello di scegliere semplicemente alcuni rami nei quali far confluire più linfa e quindi far sviluppare delle foglie, perché se lasciamo troppe cime nella nostra pianta di basilico andrà a creare tante piccole cime, perché la linfa che comunque c'è all'interno della pianta, quella è. Mentre se diminuiamo il numero di cime, le piante tenderanno a creare foglie molto più grandi, cime più grandi, e quindi tutto è bene. Ciò che finisce con cime grandi. Ovviamente questo dipende anche da quanto nutrirete le vostre piante. Se sapete di avere un terreno molto molto ricco, magari potete lasciarne di più; se sapete di averne uno più povero, ne lasciate di meno. È chiaro che comunque si arriva a un certo punto in cui, anche se nutrite tanto le vostre piante, per la pianta è insostenibile, cioè non è che lo scopo principale del basilico sia fare delle foglie belle grandi per darci un ottimo pesto. Lo scopo principale del basilico è vivere fino a che non va a fiore e poi per poi riprodursi tramite i suoi semi. Quindi non punterà assolutamente a fare delle foglie grandi, ma punterà a fare tanti semi per riprodursi meglio. Più diminuiamo il numero di cime, più aumenterà la concentrazione di linfa all'interno dei rametti della pianta e più sarà facile che le foglie diventino belle grandi e rigogliose. Questo mega discorso complicato, non so se è stato così tanto utile per voi. Queste cose, siccome le ho notate facendo i miei lavoretti nell'orto, pensavo che potessero essere utili anche a voi. Anche perché dopo poco tempo le piante di basilico si dice che si esauriscono o insomma non fanno più tante foglie sufficienti per farci fare un buon pesto. Ho notato che invece si riesce a portare più avanti la raccolta se andiamo a potarle nel modo ragionato, correttamente. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi chiedo di lasciare un mi piace, commentare qua sotto scrivendo quello che volete. Ovviamente iscrivetevi al canale e noi, come sempre, ci vediamo in un nuovo video qua sul mio canale. Ciao belli!